Buongiorno, buongiorno! Anche stamattina Radio Studio Più in diretta dalla solita ospiti, diciamo. Eccoci, buongiorno, buongiorno! Grandi ospiti anche stamattina. Stefano Migliorati. Eccolo! Buongiorno a tutti! Con la maglietta giusta, incredibile! Giusta, giusta, giusta! Rigorosamente! Passi di rabbi! Guarda chi c'è, guarda un po' chi c'è! Buongiorno, buongiorno! Michael Piscitelli il grande, il suo amico Giorgio. Giorgio, che ruolo fa Giorgio? Vediamo chi indovina, che ruolo è Giorgio? Che vuole Giorgio? 9? Eh sì. Esatto! E invece Michael? 1, 2 o 3? 10 e 15. Abbiamo parlato prima. Bene. Buono. Ospiti? Che loro si Ospiti, trattano lì? Siamo qua con il nome dei Cobra, che è una squadra che è stata creata 4 anni fa con un gruppo di 4 amici. È una squadra che si occupa di rugby 7 e Guarda che c'è il sole indietro, se ci spostiamo da questa parte meglio. Scusami, dimmi. È una squadra nata per fare dei tornei 7 e tornei beach. Iniziata 4 anni fa in 7-8 persone. Questa è la nostra maglia da gioco. Eccola. Bella. Data primo anno su un torneo di Cernusco, che è il Milano Rugby Festival, uno dei tornei più grandi in Italia assolutamente. E a distanza di 4 anni siamo cresciuti in C'è maniera passato. esponenziale. E da 7 giocatori che eravamo siamo finiti a 42 persone in questo momento in rosa in squadra. È una squadra che raggruppa più persone nel territorio bresciano, più società. È una squadra in vito e è una cosa che sta crescendo e sta continuando comunque a funzionare abbastanza bene, quindi siamo molto fieri e orgogliosi di quello che stiamo creando in questo momento. Che è un po' come quello che è capitato a noi, né? Perché nel giro di pochissimo tempo Ma glielo è dicevo anche esploso prima, un sono po' quelle cose che tutto. se le fai con cuore e passione, poi con le finalità che hai il rugby, sei Esatto. quello che vai sempre bene. Ma sai cosa? Ma io penso anche che forse sotto c'è proprio tanta voglia di giocare, di avvicinarsi a questo Questo mondo. sport, ecco. È solo che bisogna solo cercare di amplificare un po' di più le modalità con cui avvicinarsi senza arrivare all'agonismo, diciamo, senza arrivare al professionismo, ecco, se vuoi. L'importante è il divertimento, gli allena Esattamente. divertimenti. La cosa importante è un appuntamento loro aprile. Sì. Michael, ci dicevi? Il 6 aprile stiamo organizzando un evento a scopo benefico dove i soldi poi andranno devoluti in beneficenza all'ospedale pediatrico del reparto oncologico del Civile di Brescia. È un evento a cui teniamo molto perché è il primo evento che organizziamo. Si svolgerà il 6 aprile allo stadio Invernici di Brescia. Ci sarà un torneo di mini rugby che va dalle 3 alle 5 praticamente, una partita di dimostrazione su quello che riguarda una partita 7, classica partita 7. In questo evento partecipa con noi un mio amico con cui sto realizzando questa cosa, che è Diego Bazzoli, che è un ragazzo conosciuto a Brescia, che fa i campionati di barba, e con lui stiamo organizzando questo evento. È una cosa che I sta campionati di barba barba proprio? barba sì sì Dovresti proprio farlo barba. anche tu, Luca. Barba, Ci sono dei madonna. campionati, ci sono delle varie, non so bene com'è strutturato il concorso di Adesso a barbe, te. però lui gira il mondo con questa cosa e è tuttora campione a tutti gli effetti, quindi Bravo. sì, Che barba. Pensavi di trovare qualcuno apposta stamattina? No, assolutamente. E quindi viene organizzata con loro. Infatti la partita poi sarà Barbuti contro Cobra. Cobra. Verrà Ma organizzata una cosa di bello, un'oretta in maniera dimostrativa e poi ci sarà tutta la festa inerente, quindi comunque ci sarà da bere, ci sarà da mangiare, ci sarà musica dal vivo, certo. ci saranno gli spazi dedicati ai bambini e alle famiglie. Speriamo sia la cosa più numerosa possibile perché comunque far del bene. E l'importante in quella determinata giornata è far del bene. Questo 6 di aprile, 6 di dove? aprile allo stadio Invernici a Brescia. Stadio Invernici a Brescia. Prima di quella data, semmai ci incontriamo ancora, o sea, la campagna Esatto. qualcosa, cerchiamo di pubblicizzarle le cose, così le mandiamo avanti, così le mandiamo avanti, ok? Dici qualcosa? Hai qualcosa da dire? No, riguardo ai Cobra, che come ha detto Michael, siamo una squadra invito, ci occupiamo principalmente di rugby 7 e beach rugby, che sono i due sport con la palla ovale che magari durante la stagione invernale non vengono più di tanto giocati, e nella provincia di Brescia non c'era una squadra a invito che raggruppasse dentro tutte le squadre della provincia, e quindi abbiamo deciso insieme con questi nostri altri amici di
creare questa realtà. Ma voi giocate nel CUS, giusto? Noi giochiamo nel CUS, esatto. Giochiamo nel CUS per le due persone che hanno cominciato questa avventura con noi, che erano i nostri compagni di squadra, quest'anno sono finiti a Rovato. Uno è Gian Michele Meloni e l'altro è Riccardo Domina. E poi nello staff c'è anche Nicola Armantini, che invece gioca nel rugby Brescia. Oh, tra virgolette, i ragazzi io li ho conosciuti in carcere a Verziano grazie al Pego, perché quando fanno le partite il Pego organizza qualcosa, il CUS del Brescia c'è sempre, sono dei grandi, anche quando c'è da fare beneficenza loro ci sono sempre. In carcere è una realtà che comunque è bella, so che adesso avete anche un ragazzo che sì, esatto. Gioca con voi. Noi abbiamo lo Smile che abbiamo conosciuto anche noi, Luca. Ah, Omar? Sì. Omar, sì, sì. È un ragazzo che ha cominciato a giocare con noi l'anno scorso. Tu pensa che Omar, se non ce mi sbaglio, sì, no, io credo di avere ancora un pezzo di maglietta suo a casa, perché nel prenderlo mi è rimasto un pezzo di maglietta. Ogni tanto me lo ricordo. No, lui è, in questo momento si sta impegnando molto, si sta allenando un sacco, dovrebbe avere l'esordio con noi il 17 finalmente, di febbraio, dovrebbe essere la data del suo esordio in campo. È una cosa che comunque ci fa piacere e rende onore a quello che il CUS sta facendo sul progetto carcere di Verziano. Certo, bellissimo. E è utile per comunque anche chi ha avuto passati un po' burrascosi per riuscire comunque a venire fuori, può essere anche quello. È quello che dicevo, che ho scritto anche questa settimana, che va bene togliergli quell'attimo di pensiero intanto che sono lì, che stanno sistemando le loro cose con la giustizia, ma è giusto, quello che portiamo noi non è solo quello, ma sono proprio i valori del rugby, cioè l'impegno e tutto. So che lui era sempre presente anche negli allenamenti, quel ragazzo lì, non è cosa da poco, perché lì con la testa non è che alcuni deviano un attimino. Quindi è importante portare, dargli sì quell'attimo, quell'oretta per svagarsi un po', ma però sempre fermi sul discorso del rugby. Passione, sport, onestà, amicizia, farglielo vedere, che loro così incominciano anche a capire bene che fuori non è proprio tutto così. Grazie ragazzi di essere venuti stamattina, adesso entriamo in diretta. L'ultima cosa, allora, se uno si volesse, a parte che sono Luca, se uno si volesse avvicinare ai... I Cobra? Come fan, come... Abbiamo una pagina Facebook, abbiamo una pagina Instagram, due pagine Instagram, ben meglio. Una che è proprio Cobra RFC, e c'è proprio lo stemma del coso, ci riconosce per quello. L'altra che invece è la pagina di Fausto il Cobra, che in realtà è la nostra mascotte ufficiale, quindi gli abbiamo creato una pagina appositamente per quando facciamo gli eventi. E poi su Facebook uguale, c'è proprio la pagina anche su Facebook dei Cobra RFC. Perfetto. L'ultima cosa, sì? Volevo fargli auguri, approfittare dello spazio per fargli auguri al nostro amico Marco Bonzi, che oggi compie gli anni. Auguri Marco! Auguri Marco! Auguri Marco! Auguri Marco! Auguri Marco! E se oltre a tutte le cose che avete già elencato, avete un attimino di spazio, un martedì sera venite a fare due passaggi con noi a Montichiari a Light, né? Noi abbiamo importato questa disciplina, giusto per cercare di avvicinare un po' le persone che non sono abituate a questo fantastico sport. Quindi a posto? A posto, entriamo adesso in radio. Grazie mille. Ciao.